avere anche vari gonfiabili, ma naturalmente ringraziamo soprattutto per la presenza gli amici del running delle Terme. Siamo oltre i 17 minuti di gara, quindi gli atleti forse sono presi un pochino più comoda. Evidentemente qualche salita li ha un po' rallentati. Eccoli. Vediamo già la macchina dei carabinieri, che ringraziamo, preannunciano il passaggio degli atleti, quindi prestate attenzione soprattutto ai lati. Carabinieri, polizia municipale, che ringraziamo, ed eccoli qua, Daniele Caprio e Angelo Iannelli, che corrono spalla a spalla, due grandissimi atleti, Angelo Iannelli e Daniele Caprio. Forza ragazzi, primo giro con un passaggio di 18:20, quindi previsione finale intorno ai 36 minuti, 36:30, dobbiamo un po' vedere nella seconda parte se ci sarà un aumento dell'andatura. E al terza posizione, al primo passaggio, al quinto chilometro, portacolori della Podistica Valle Caudina, vinto recentemente una maratona in Puglia, Franco Mainolfi, bravo Franco. E a pochissima distanza Antonio Lungo dell'Erco Sport, vincitore della gara di Ercolano, bravo Antonio, portacolori dell'Erco Sport, che ha gareggiato anche ieri pomeriggio a Dugenta. Tantissimi sono gli atleti con il doppio appuntamento podistico. I primi quattro atleti ancora della Podistica Valle Caudina, sta per tagliare il primo giro al quinto chilometro, portacolori, dicevo, della Podistica Valle Caudina, Giancarlo Scarrazzati. Forza Giancarlo. In lontananza vediamo Assunto Rame, Adamo Giannino. Forza, dai ragazzi. Assunto Rame, eccolo qua. Con a pochissima distanza Adamo Giannino, dell'Amatori Podismo Benevento, che purtroppo una contrattura lo sta facendo rallentare da circa un mesetto, non riesce a risolvere questo problema fisico, ma lo stesso ha voluto essere atleta qui a San Giovanni di Cempaloni, quindi ringraziamo anche Adamo Giannino per la sua partecipazione. E ancora Carlo Giuliani, forza Carlo, che vi invita sabato il 1° luglio all'Exodus. Forza ragazzi, dai, primo passaggio per voi. Nello Fiego, dai Nello, con Pasquale Riccio e Salvatore Nizza, ieri protagonista alla scalata di Monte Vergine. Forza Nicola, Nicola Cellesi, il tecnico del team Amatori Podismo Benevento, primo passaggio per Nicola quando siamo a 21 minuti di gara. Ed eccoli qua anche loro, sono stati protagonisti ieri a Monte Vergine, passaggio di Pellegrino D'Angelo con Serafino Spitaletta, atleti e organizzatore dell'evento di Monte Vergine, Pietro Carpenito, presidente del Monte Mileto Team Runners, Running Telese Terme, Antonio Bove. Bravo Antonio, Antonio Bove del team di Telese Terme. Luigi Catalano, ieri è stato alla gara di Dugenta. Forza Luigi, dai, grande Luigi Catalano, al suo primo passaggio. Io sono subito quando ho visto che non è snello come quella che stanno... Forza ragazzi! Stefano Titi, dai Stefano! Il nostro Salvatore, il maratoneta del running Telese Terme,
Salvatore Perillo. Ed eccolo qua il dottor Domenico Enrico, amatore ippodismo Benevento, organizzatore della mezza maratona da Calvi ad Apice, ancora della podistica Valle Caudina, Giuseppe Ciaramella. Dai Peppe. Ed eccola qua la prima donna al passaggio. Si tratta di Maria Carmela Landriscina della Barletta Sportiva. Dai, forza, primo giro, 5 chilometri in testa alla gara femminile, atleta di Barletta, Barletta Sportiva. ...23 minuti di gara. C'erano già 6 minuti. No, 5 minuti. 4:48 la media degli atleti che stanno per transitare al quinto chilometro, quindi percorso, visto i tempi, un pochino più che impegnativo, però percorso immerso nel verde, unico e particolare quello del trofeo San Giovanni Battista. E ancora un trio della podistica Valle Caudina con Antonio D'Ambrosio al centro. Forza ragazzi! Pasquale Massaro con Antonio D'Ambrosio, insieme a loro Michele Russo. Forza ragazzi! Dai Antonio! Antonio è un ultramaratoneta. Devo dire che l'onorevole è molto attento alla gara, Forza ragazzi, dai, primo giro per voi con Tommaso Ligro e ancora podistica Valle Caudina per Aureliano Cirbo. Napoli Run per la seconda posizione femminile. Si tratta di Anna Maria La Mula con il compagno di squadra Patrizio Panico, sempre Napoli Run. Dai Fortunato, dai. Fortunato Matarazzo insieme all'atleta dei podisti Alto Sannio Benamino Spitaletta. Forza ragazzi! Quando arrivo fino a corso? Se ancora faccio i paravisi. Da finisce. Quindi dicevamo, percorso più che impegnativo, gli atleti hanno rallentato di parecchio, quindi le salite si fanno sentire, ma questo fa parte della caratteristica delle gare su strada, soprattutto nel periodo estivo. Gare che servono soprattutto al potenziamento degli atleti. E ancora del running Telese Terme, al comando di questo quartetto Giuseppe Rapuano, insieme a Giuseppe dello stesso team Pasquale Iannucci, forza, accompagnato forza dagli amici della podistica Valle Caudina, forza, con Vincenzo Di Lorenzo, insieme a loro anche Roberto Tagliaferro. Podistica Valle Caudina e running Telese Terme al primo passaggio, quando tocchiamo adesso i 26 minuti di gara. 5:06 media chilometrica. No, non ci guarda. Alessandro Grimaldi, insieme a lui Roberto Dorta, due colonne portanti del running Telese Terme. Alessandro, anche il tifo dell'onorevole Mastella, attento al suo passaggio. Forza ragazzi! Ancora i colori orange degli amici del running Telese Terme con Domenico Cimmino. Forza. Dai Domenico! E ancora Aureliano Cirbo, insieme a lui il compagno di team,
Vincent Renzo. E al rientro alle gare dopo un lungo stop, Lorenzo Paduano. Dai Lorenzo, primo passaggio 27-20. Forza Patrizia del team amatori podismo Benevento, Patrizia Cavuto in terza posizione. Brava Patrizia, anche lei al rientro alle gare dopo tantissimo tempo. Forza Tonino, Tonino Popolo, grazie a lui abbiamo ancorato anche il pallone alla partenza. E ancora running delle Se Terme per Gianni Lunardo. E applaudiamo il nostro parroco Mubanda Chialichi. E ancora al passaggio atleta locale Angelo Viscione. In quarta posizione running delle Se Terme, al primo passaggio Rosina D'Onofrio. Dai Rosina, dai. Insieme a lei Andrea Iaquinto. E ancora running delle Se Terme con Antonio Grimaldi. Dai Antonio, il passaggio di Federica. Dai Federica, Federica Vitelli. E ancora Fabio Pallotta. Dai Fabio. Dai Diego, dopo l'organizzazione del grandissimo evento internazionale di Telese. Forza Diego, avevo dimenticato che fossi un atleta dopo l'organizzazione che ti vede sempre protagonista. Giovanni De Luca, Sannio Runners, nuova società podistica beneventana. Angela Rosiello, atletica d'Ucenta quando riguarda la gara femminile. E in lontananza vediamo Antonia Pascale, sempre del running delle Se Terme. A 35 arriva, finisce a 35. 35-36. No, dai Antonia, forza! Dai, dai! E ancora una grandissima coppia del running delle Se Terme, Antonio Sagnella e Tiziano D'Onofrio, presidente del team running delle Se Terme. Dove? No, non ci puoi andare. No, 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 non ci puoi andare. 35-36 secondo me. Più 35. Forza, dai ragazzi, ancora running delle Se Terme con il passaggio di Fiore Raucci e Giuseppe Sanzari. È lui che è di San Lorenzello, fa parte anche del team organizzativo della gara di San Lorenzello, Domenico Di Paola. Forza Domenico! Che fai, mangiato? Sono 32 minuti di gara. C'è dato 3-4 minuti. 5. No, dico un secondo. Qua è una passata. Ah, sì?
Le sfondate proprio. Guardate, guarda, quanto già si era dato il nuovo. Tra circa 4 minuti più o meno è previsto l'arrivo dei primi al passaggio del quinto chilometro. Angelo Iannelli, il Trulli, campione italiano dei 3000 siepi, con Daniele Caprio per noi battistrada. Salutiamo anche un fotoreporter d'eccezione, l'amico Zio Pino, sempre presente. Ila, vieni qua, Ilaria. Uno degli sponsor dell'evento che è presente qui al traguardo, Giovanni Colangelo della Coggia SRL, ex atleta Giovanni, ma tra pochissimo rientrerà anche lui a gareggiare, quindi ha ripreso già gli allenamenti. Sicuramente l'anno prossimo lo vedremo in gara. 34 i minuti di gara, quindi ancora un paio di minuti per applaudire il vincitore della gara podistica del primo trofeo San Giovanni Battista nell'ambito proprio della festa di San Giovanni, organizzazione a cura del comitato festa San Giovanni Battista con il patrocinio del comune di Ceppaloni. Ora è finito, là. Tutto finito, posso andare a casa. Di qua, va di qua. È difficile. Lani! Arriva! E attenzione alla macchina dei carabinieri che preannuncia l'arrivo degli atleti, quindi prestate attenzione soprattutto qui al centro strada. Tra pochissimo vedremo, eccolo qua, Angelo Iannelli che nel secondo giro ha anche recuperato una trentina di secondi. Angelo Iannelli, fiamme azzurre Roma, pluricampione italiano dei 3000 siepi, che ringrazio personalmente per la sua partecipazione. 36 e 08, Angelo che anche testimonial insieme a me della Diadora. Complimenti Angelo e grazie per aver onorato la gara qui a San Giovanni di Ceppaloni. Davvero una presenza importante quella di Angelo Iannelli. Pensate che Angelo alla gara internazionale di Telese Terme è arrivato nei primi 10 atleti, e parliamo di atleti internazionali, nonostante la categoria M40, che è la mia stessa categoria. Angelo ancora è capace di correre intorno ai 31 minuti, 10 km, quindi arriva anche il secondo classificato, Daniele Caprio, eccolo qua, amatori running sele, saremo con loro
il 12 agosto con l'amico Donato Ceres a Caposele. Complimenti Daniele, secondo posto, ma un secondo posto importantissimo dietro un grandissimo atleta che è Angelo Iannelli. Daniele, grazie per la tua partecipazione, grazie per aver fatto tanti chilometri per venire qui a San Giovanni. Primi due atleti al primo passaggio, il terzo era l'atleta della podistica Valle Caudina, Franco Mainolfi. Vediamo se qualcosina sarà cambiato nel corso del secondo giro. E vi preannuncio già un grandissimo evento in notturna a Benevento il 23 settembre, la gara podistica di 10 km a Benevento in notturna. Ed eccolo qua il terzo classificato, Franco Mainolfi, podistica Valle Caudina, il nostro maratoneta. Appuntamento a Montesarchio con gli amici della podistica Valle Caudina il 3 settembre. Vi ricordo poi doppio appuntamento domenica prossima, Civitella Licino e Montefusco. Primi tre atleti al traguardo, Angelo Iannelli, Daniele Caprio e Franco Mainolfi. 38 e 30 i minuti trascorsi dalla partenza. Voglio davvero complimentarmi con l'organizzazione, davvero negli ultimi mesi hanno lavorato tantissimo, sono stati in giro per quasi tutta la Campania a promuovere proprio questa gara, gara che è sicuramente destinata a crescere perché davvero offre uno scenario unico, particolare. E poi davvero la grande serietà dell'organizzazione. Mentre sta per tagliare il traguardo il portacolori dell'Erco Sport, Antonio Lungo. Dai Antonio, bravissimo Antonio, nonostante la fatica di Dugenta è qui con noi a San Giovanni di Cempaloni, Antonio Lungo. Minuti di gara in questo momento, quindi adesso tocchiamo la media dei 4 a chilometro. Giancarlo Scarrazzati sta per giungere qui al traguardo in Piazza dei Martiri qui a San Giovanni di Cempaloni. Dai Giancarlo, podistica Valle Caudina. Bravo Giancarlo. Assunto Rame, lui che è di Montesarchio, portacolori dell'Erco Sport. Ed eccolo qua, col pettorale 40, Carlo Giuliani, 3C Cilento Running, atleta del Cilento, venuto a promuovere la sua gara, quella dell'amico Gerardo Franco, di sabato prossimo. Adamo Giannino, nonostante l'infortunio, Adamo ha fatto una grandissima gara, complimenti Adamo, sempre protagonista Adamo Giannino. Purtroppo la contrattura ha compromesso un po' le posizioni di gara, ma lo stesso è riuscito a tagliare il traguardo, grande Adamo Giannino. Attenzione all'arrivo degli atleti, quindi attenzione alle persone che stanno risalendo. Salvatore Nizza, atleta beneventano, portacolori dell'International Security Service, ieri a Montevergine ha vinto anche la categoria Salvatore,
E a pochissimi secondi da lui, Pasquale Riccio, Antoniana Runners. Complimenti a Salvatore con Pasquale Riccio, giovanissimo atleta, avrà tanto da dire. Nicola Cellesi, forza Nicola, complimenti, grande Nicola. Ad ottobre sarà protagonista ai campionati master individuali, pensate, oggi ha corso una 10 km, lui sta preparando i 400 ostacoli. Nicola, ex ostacolista della Libertas Benevento. Pietro Carpenito, presidente del Monte Minetto Team Runners. Pietro che è stato per tantissimi anni portacolori delle Fiamme Azzurre, campione europeo della Polizia Penitenziaria, Pietro Carpenito, con Nello Fiengo. Complimenti Nello. Ed eccolo qua un altro protagonista della scalata di Montevergine, Pellegrino D'Angelo del team Wisp di Caserta. Bravo Pellegrino, lui è venuto per rimanere dopo alla sagra. Due gare impegnative, quella di ieri, quella di oggi qui a San Giovanni di Ceppaloni. Complimenti Pellegrino, lui che è atleta casertano. E ancora una volta prego tutte le persone che sono lungo la strada di volersi allargare un pochino per permettere l'arrivo degli atleti. Podisti Alto Sannio con Serafino Spitaletta, complimenti Serafino. Podisti Cavalle Caudina con Giuseppe Ciaramella e Antonio Bove, portacolori del Running Telese Terme. Voglio ricordare l'appuntamento del 15 luglio del trofeo San Donato a Ponte Landolfo con gli amici dei podisti Alto Sannio, Luigi Catalano. Luigi Catalano, vetturale 26, lui che porta colori dell'amatori podismo Benevento, residente del comune di Ceppaloni, lo dobbiamo dire, Luigi Catalano. Dai Salvatore, forza, ultimi metri per il maratoneta del Running Telese Terme. Forza Salvatore, complimenti Salvatore Perillo. Grande maratoneta Salvatore, ha vinto la maratona nell'ambito delle 6 ore delle carriere a Dugenta. Ed eccolo qua ancora a pochissimi metri per lui, il dottor Domenico Enrico, atleta dell'amatori podismo Benevento, come dicevo al suo primo passaggio, lui che è stato uno degli organizzatori della mezza maratona da Calvi al Borgo Antico di Apice, dottor Domenico Enrico. Pensate che Domenico è anche un ultra trailer, quindi corre in mezzo alle montagne per tantissimi chilometri, ha partecipato anche a tantissime maratone anche all'estero. Ed eccolo qua la prima donna, non è cambiato niente dal primo passaggio, la portacolori della Barletta Sportiva, Maria Carmela Landriscina, con il tempo di 46 e 15 secondi vince la prima edizione del trofeo podistico San Giovanni Battista. Stefano Titi, Non si aspetta,
40. Sei a casa, sono più avanti. Io vado 5 ore. Pare che ne ho visto. E ancora Podistica Valle Caudina per Pasquale Massaro. Complimenti Pasquale. Vai. E fuori concorso alla gara podistica, arriva al traguardo da Venezia Artemide Vetta, direttamente invitato dall'onorevole Mastella a tagliare il traguardo. Eccolo qua, forza Artemide! Artemide che è arrivato più fresco di tutti, non ha neanche sudato, quindi ci sarà un controllo poi se ha fatto tutto il percorso. E ancora Podistica Valle Caudina con Michele Russo, forza Michele, dai dai, gara dura, quindi complimenti a tutti gli atleti. Antonio D'Ambrosio in lontananza, portacolori della Podistica Valle Caudina. Antonio D'Ambrosio con Tommaso Nigro, forza ragazzi, insieme ad Antonio anche Valentino Signore. Antonio D'Ambrosio che ha un completino diverso, non è sciupato il completino. Dai Fortunato, Fortunato Matarazzo, sempre in compagnia del suo cagnolino, instancabile devo dire, che lo accompagna in tutte le competizioni. Grande Fortunato, grazie Fortunato per essere qui con noi. Fortunato che è atleta napoletano, amante del nostro Sannio. Si avvicina il traguardo per gli atleti della Napoli Run. E per quanto riguarda la gara al femminile, la seconda che è Anna Maria La Mula, Napoli Run con Patrizio Panico, sempre Napoli Run. Gli atleti arrivati fino a questo momento, quando siamo a 51:30, vi ricordo classifiche e foto sul sito garepodistiche.it. E a proposito di foto, ringraziamo zio Pino Riccio e naturalmente il papà di Adamo Giannino, sempre presente ad immortalare tutti gli atleti. Ancora portacolori del Running Telese Terme, ancora pochissimi metri per lui,
Si tratta di Pasquale Iannucci, forza Pasquale, dai. 52-15. Podistica Valle Caudina. 'Vincenzo Di Lorenzo, dai Vincenzo, complimenti a te. Quando siamo 52-30. Lorenzo non si è stancato, Di Lorenzo sta tornando indietro. Forza ragazzi, dai, running Telese Terme con i portacolori, con Alessandro e Roberto, complimenti ragazzi, 53 minuti di gara. Roberto Dorta insieme all'amico Alessandro Grimaldi. Sono stati smarriti degli occhiali da corsa, chi li avesse smarriti può rivolgersi alla... Attenzione ancora una volta alle persone che sono in mezzo alla strada, non ostacolare gli atleti per favore. E taglia il traguardo in questo momento Beniamino Spitaletta. Dai Lorenzo! Ultimi metri per l'atleta del running Telese Terme, Lorenzo Paduano. Dai, dai Lorenzo! 54 i minuti di gara. Stamattina la gara di San Nicola alla strada e arriva anche portacolore ancora del running Telese Terme. Lo vediamo un pochino affaticato, quindi la stanchezza si fa sentire. Giuseppe Rapuano. Ed è Antonio Grimaldi, sempre running Telese Terme. E ancora un terzetto del running Telese Terme con Aureliano Cirpo insieme a Vincent Renzo e Domenico Cimmino, mentre a pochissima distanza dal traguardo ancora Podistica Valle Caudina con Robby Tagliaferro e ancora running Telese Terme per Gianni Di Leonardo. È una comunicazione importantissima per gli atleti, saranno premiati i primi quattro di categoria, quindi non i primi tre, i primi quattro di categoria. Sono stati incrementati i premi di categoria. ...56 minuti di gara...